benvenuti. Da quello che sappiamo non ci sono novità dell'ultimo minuto riguardo le formazioni in campo, ma nel caso vi aggiorneremo in diretta anche grazie al supporto della nostra attenta regia. Ci aspettiamo una partita interessante in tutto il suo svolgimento. Le condizioni atmosferiche, al contrario, non sembrano intenzionate a rimanere stabili per 90 minuti. Cielo coperto ed è prevista pioggia da un momento all'altro. C'è chi prevede addirittura uno scroscio torrenziale, anche se per il momento il tempo sembra ancora reggere. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Scherzandoci su, ma nemmeno troppo, si potrebbe dire che la costante nel loro gioco è l'assenza di vittorie. Sì, e sembra quasi una maledizione che non riescono a spezzare. Purtroppo, quando non vinci, lo spogliatoio tende a disunirsi. Questa è l'altra costante di una striscia di risultati simili. Ora devono cercare di non farsi travolgere dal momento negativo, lavorare bene in allenamento e recuperare una condizione fisica decente. Partita già in corso di svolgimento. È il giro di boa, la partita che segna l'inizio della seconda metà del campionato. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Balic riceve in ottima posizione. Saponara prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Saponara. Pallone lungo in verticale. Attenzione, provati. Miracolo di Vicario. Le statistiche dicono che subiscono gol spesso nelle fasi finali del primo tempo. Vediamo se oggi saranno più attenti. Prolunga in fascia con una palla giocata alta. Sulla fascia è libero. La butta in mezzo. Poteva essere un gran pallone. Peccato, questione di centimetri. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Balic prova a innescare un'azione offensiva. Balic trova il compagno, ecco il tiro! Ottima la coordinazione, grande velocità. Il tiro però non è andato a buon fine. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Cerca di lanciare il compagno. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Taxidis, bella apertura. Prova a giocarla in profondità. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Mette il turbo. Da lì può segnare. Barak. Rossettini. Taxidis. Rispoli. La spinge in avanti. Balic. Ha la possibilità di andare verso la porta. Un intervento impeccabile. Cerca un varco con un pallone lungo. Balic.
due giocatori fanno sportellate. Qui cercherà il tiro. Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di nulla. Ha provato ma niente di fatto, non si darà per vinto Fabio, ci riproverà. Rispoli fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Balic è il giocatore che riceve più passaggi in questa squadra, la maggior parte delle azioni passano per i suoi piedi. Numero! Va a cercare il secondo palo. Può concludere! Una buona occasione. Beh, la caparbietà non gli è mancata, con vari difensori addosso non poteva fare molto di più. Va di testa e c'è il gol. Calcio d'angolo battuto benissimo, colpo di testa preciso. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. E il risultato si sblocca, 1-0. A quanto pare il riposo ha fatto bene. Sono ripartiti con il piede giusto nel secondo tempo. E anche oggi questa squadra ha iniziato il secondo tempo alla grande. Ormai sono diventati degli specialisti nell'andare in rete. Ha ripresa appena iniziata. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Decide di sfruttare la fascia. De Jola. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Ecco il tiro! La sua conclusione manca lo specchio della porta. Ha mostrato grande reattività e riflessi, però non ha saputo capitalizzare l'occasione che si era creata. Niente da fare, non passa. Parecchie attenzioni, chiamiamole così, speciali per gli attaccanti oggi. Direi che è una soluzione prevedibile, Fabio. Forse anche tardiva, vista la capacità di creare gioco e sfornare assist che si è vista in campo. Viola, pallone lungo in verticale. Rispoli. Rispoli di forza. E ora deve concludere. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Non hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Proprio così. Si ferma qui la manovra. Occasione per il contropiede. Filtra la palla in profondità. Prova sul secondo palo. Può colpire. Pallone fuori davvero di pochissimo. Gran peccato. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere.
tutte e due le squadre hanno optato per... Cerca la profondità. Pettinari. Questa palla è per lui. Occhio al tiro. La sfera entra in porta. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. 5 minuti ancora sul cronometro. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Può provare. Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Il passaggio è stato illuminante. Certo, l'azione avrebbe meritato di finire con il gol. Comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio fare entrare un giocatore fresco. Rossettini prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Prova a verticalizzare. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Scodella in avanti. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Il quarto ufficiale di gara mostra che saranno 3 i minuti aggiuntivi prima del fischio finale. Riceve il passaggio. E trova il compagno. Va al tiro. Il portiere si oppone. Ottima la parata del portiere. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Pettinari vuole la palla.